Campionati italiani maratona, una prova difficilissima che avete concluso positivamente. Sì, è una prova difficile dove in un posto anche brutto perché c'era pioggia, vento tutto. e poi noi nel fiume non è che siamo tanto abituati perché ci sono diverse correnti da prendere, da sapere prendere. Dopo la partenza siamo partiti bene, forte, eravamo davanti. Dopo 200 metri di gara ci sono venuti dentro e ci hanno buttato tutto addosso alla riva, al muro. Ci siamo girati, siamo ripartiti e abbiamo dovuto rifare tutta la gara a riprendere, a riprendere gli altri. E ce l'abbiamo fatta piano piano. Per chi non conoscesse la disciplina, quando parliamo di maratona, cosa intendiamo? Eh, praticamente quella master riguarda una distanza di 12 km dove ogni 4 km circa c'è un trasbordo dove bisogna scendere di corsa con la, dalla canoa e percorrere più o meno 150 metri con, di corsa con la canoa in spalla risalire e ripartire praticamente. La nostra gara prevedeva tre giri con due trasbordi e poi l'arrivo. Quali le maggiori difficoltà? Le maggiori difficoltà, come dicevo prima, erano le correnti, perché chi è abituato a allenarsi sul fiume conosce il fiume. E praticamente quando tu vai contro corrente devi stare tutto attaccato alle rive, a riva, e quando scendi a favore di corrente devi stare nel centro del campo. Quali allenamenti sono necessari? Tanto fondo, tanti chilometri. Infatti quest'inverno ci siamo spaccati di chilometri. Eh boh,